La denuncia dei consiglieri regionali del Partito Democratico Blasioli e Paolucci, la ASL Lanciano Bastochietti è senza PettAC da almeno un anno. Insieme a cinque associazioni e con 5.000 firme ne chiedono il ripristino. Non solo, manca anche quella mobile. Incontrando la stampa a Pescara questa mattina, Blasioli e Paolucci hanno evidenziato che il bando di gara per l'acquisto di un nuovo macchinario che individua i tumori precocemente si è arenato e che i pazienti sono costretti a rivolgersi altrove. Antonio Blasioli. Un vero e proprio caso di mala sanità, perché oggi tutte le persone affette da patologie oncologiche o neurodegenerative in realtà non possono fare nessuna PET-TAC, se non c'è la PET-TAC fissa naturalmente nella ASL di Chieti. Si devono spostare verso Pescara e Teramo, che invece le hanno acquistate, o addirittura verso il Molise con una forte mobilità passiva. Ricordiamo che queste persone avrebbero bisogno, per tarare la terapia di cui hanno bisogno, di una PET-TAC entro 30 giorni da quando viene richiesta, invece devono aspettare 2 mesi e mezzo, alcune volte anche 3. Ironia della sorte, però, non c'è più neanche la PET-TAC mobile, che dal 2012 era presente a Chieti. È stata tolta a fine contratto nel 2023, perché nel 2023, a febbraio del 2023, il presidente Marsilio aveva assicurato che entro dicembre l'ASL di Chieti avrebbe avuto la sua PET-TAC fissa. In realtà è passato più di un anno da quella gara, la gara è conclusa, ma non c'è ancora l'aggiudicazione perché non c'è stato il trasferimento dei fondi promessi dalla regione all'ASL. A questo punto cosa chiedete? Immediatamente che si tenga fede all'impegno, che era un impegno importante, che rispondeva a una petizione di 5.000 firme e soprattutto all'attività di 5 associazioni che per 5 anni hanno lavorato fortemente a richiedere la PET-TAC fissa anche alla ASL di Chieti. È una cosa facile da fare, i fondi c'erano, altrimenti non ci poteva essere assolutamente il bando, bisogna farlo il più in fretta possibile perché ormai da febbraio 2023 è trascorso un anno e mezzo.